Francesco, oggi non andiamo a sciare. Excuse me, bro. You're excused. Ma bensì oggi andremo a fare molto, 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 ma proprio moltissimo cross. Finalmente ragazzi torniamo a girare in motocross. Non devo più allenarmi costantemente per le gare imminenti perché non ci sono, e ho tempo per andare a girare in moto. Oggi le condizioni invernali per fare motocross ragazzi sono sempre quelle. Sai che aerate it, warm it up. Mangi quel buon funk. La moto l'ho lasciata sporca. Il vero motocrossista a fare il motocross quando c'è il vero funk, che si attacca e diventa cemento alla moto. Peccato che poi il vero motocrossista quando torna a casa la lava la moto. Invece dall'ultima volta l'inverno mi ha tenuto in casa perché dovevo editare, dovevo fare tante cose. Scusa, no. Come vedete però la moto l'ho caricata a sinistra. Non sarò da solo, ma verrà con me il buon Ale Pizzi. E avevo già fatto una frase per quello, ti sembra stupido, ma con cui un bel 125. Cazzo di moto è? KTM. Raga, io riconosco le moto ancora solo per i colori. Direzione Caravezzate. Telecamera, hai rotto il cazzo. Che cazzo vuoi? No? Dopo più di un anno torniamo a Cadrezzate, ragazzi. Ci ha raggiunto anche questo essere. Ciao amici, fa freddo del cazzo. Oggi è il vero molto cross. Vi faccio capire le condizioni oggi, come siamo messi, ragazzi. Ingresso. Completamente fermo il rettilineo, raga. La pista è completamente fresata. Anche le rampe, cosa che non avevo mai visto nella mia vita. E anche il ragazzo della pista ci ha detto: oggi è bella impegnativa. Quando ti dice così il proprietario della pista, cuore in pace ed entri senza aspettative. Shit. Ecco com'è oggi la situazione, raga. Mannaggia, che te murte, stramurte, ci ha fatto su bastardo. No, pazzesca sta roba. Pazzesco. Almeno una cosa, raga, so che ho fatto giusto per la giornata di oggi. Non ho lavato la moto la volta scorsa, ho solo fatto bene. Domanda, tu che sei più esperto di me, se fosse tipo la quindicesima volta che non faccio il filtro, va bene? No, dai, scherzavo. No, no, non è quindicesima. È pulito, raga. A me non sembra così sporco. Cioè, adesso, vabbè, è un po' sporco. Però lui è già entrato. Fisica. Tu molli il gas e fai così. È durissimo. Bella molle. Vabbè raga, qui stiamo già iniziando ad accendere le moto. Mi cambio in fretta, entriamo a vedere com'è il disastro di oggi. Andiamo a passare un bel Natale tranquillo a casa. Scaldo un po' la moto. Oh, puttazzo, perché sennò... Eccoci. Buongiorno. Good afternoon, good evening and good night. Usciamo un attimo perché sto già morendo, raga.
Allora, pista moto. Mai sentito così bene in moto. Non ho parole per descrivere le condizioni della pista di oggi perché sono spettacolari. È una carneficina oggi. È veramente difficile, soprattutto se uno non va mai. Terza volta che vado col due tempi in pista. Direi che non ci siamo, però. Cosa? Però. Ok. Però, ah, un cazzo, non c'è niente da dire. Comunque oggi salti zero, magari ci concentriamo un po' a provare a fare un po' di canali. Roby, oggi il tuo obiettivo è che ti impariamo a fare i canali da persone che non sanno fare i canali. Concentriamo a fare le pista a settori. Adesso faremo la S che c'è là sotto un po' di volte. Oh, stavo pendendo. Allora, da quello che ci hanno detto, cioè a me hanno spiegato che per fare i canali bisogna arrivare in piedi, tutti indietro frenando, qui ti siedi, poi apri e vai. Però il problema è tenere l'equilibrio. Vediamo il nostro Ale. Fango dappertutto. Il concetto è: quando ti siedi, apri il gas. Fino ad allora non devi aprirlo. Vediamo. In piedi. Puttana, ora in piedi. Hai visto che fa? Ha fatto tutto in piedi. Solo quando ha dato gas era ancora in piedi. Ha dato la sfrizzata, si è seduto. Bisogna stare in piedi fino alla fine. Basta, sono stanco, andiamo. Raga, mentre stavamo ordinando il panino, il tizio è proprio volato là secco. Ah, c'è il video, le fai vedere la caduta? L'ho fatto io e... Fatality. Moto sopra. Video, il video. Grazie. Non fate il mio errore che vi dimenticate a casa il biscotto proteico di Foodspring. Perché poi siete costretti a mangiare sta merda, raga. Buona, ma non ci siamo. Foodspring è buono e almeno non vi fa male come sta roba. Niente, comunque abbiamo scoperto, raga, che in realtà le rampe sono fresate. Pensavo che avessero sbagliato, ho detto: ma perché fresano le rampe prima? Perché la rampa deve essere bella dura, se no si formano i canali. Le hanno fresate perché con la ruspa, per andare su a batterle, farle diventare dure, la pala gommata non riusciva a salire dalla salita. Comunque oggi avevo anche qui, raga, il completino nuovo. È un po' così, Sexy. Oggi però vabbè c'era questo fangazzo della Madonna, quindi non ho voluto metterlo. Aspettate un prossimo video in moto per vederlo indosso. Vabbè, nelle giornate così, raga, non c'è altro da fare che farsi quattro pinne. Per gli stivali si fa una fatica della Madonna. Un po' di pinne, non so neanche io il perché. A few moments later. Mi aiuti a spingerla fuori? Non si muove la moto. È inchiodata. Ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a spingerla un po' indietro. Oh, guarda qua. No, che c'è che la blocca? Guarda che esce da là. La catena esce da là. Essersi sbloccata. Però era la terra, raga. Ah, merda. Ma dai, ma che cazzo di caduta era?
Basta, sono morto. Minchia, sei dura. Shit, più un attimo uscire dalla pista che il resto. Madonna. Un bel cerchio, un nuovo colore, guarda qua. La sua è già meglio della mia. Questo qua è il modello super leggero, Fango Edition. Devo dire che in realtà me l'aspettavo molto più sporca. Sassolino. Un po' di cioccolato per me. Un po' di cioccolato. Niente raga, i veri eroi sono venuti a fare oggi molto cross. Ci abbiamo dato. Adesso bestemmierò per comunque farla venire pulita. Volevo aggiornarvi sul fatto che in realtà questa non è una moto da cross, è una moto da enduro, quindi non è proprio il suo terreno questo. Però a me d'inverno piace far cross. Per adesso questo, ho mandato questa, sto usando questa. Gli ho già chiesto a Husqvarna se mi danno gentilmente un cross. Dovrebbe arrivarmi un cross, in modo tale da ritornare un po' sui vecchi passi che avevo fatto, perché col due tempi sì ma no. Piccolissimo spoiler raga, quel bastardo divo mi ha convinto a comprare una cosa molto molto bella. Che infame, lo vedrete poi sul canale. Bella.